a tutti, bentornati al consueto appuntamento con Aspettando il TG, che da qualche giorno si occupa, avete visto, di ceci, per cui io immediatamente lancio il gioco. Noi vogliamo sapere quanti sono i ceci contenuti in questa bellissima anfora. Va bene? Il numero lo vedete lì in sovrimpressione, cominciate pure già a telefonare. Poi vi ricorderò tutto quello che sarà offerto a colui che vincerà, ovviamente per due persone. Allora, tempo di primavera, quindi primavera, voglia di sentirsi un po' più leggeri, anche se fa ancora abbastanza freddo, quindi a casa un bel pranzetto ci deve aspettare sempre. I cuochi di stasera che lo cucineranno per voi sono Nicola Vizzarri, eccolo qua, ben arrivato. Buonasera. Buonasera. È una nostra nuova conoscenza, lui fa parte dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, ma non è solo questo, a parte cuochi toscani massenesi, no? Sì, nell'area senese. Nell'area senese. È un personal chef, quindi ha una società di catering che si chiama Cucinando. Cuoco a domicilio. Cuoco a domicilio. Sì. Ma soprattutto è uno dei quattro che via via impareremo a conoscere, che fanno parte della squadra che rappresenta la Toscana in quelle che saranno tutte le varie manifestazioni, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, che riguarderanno la cucina. Esatto. Per esempio, sfidati dai piemontesi, hanno avuto, insomma, purtroppo, sono stati un attimo bacchettati. Sì, diciamo, poco, medaglia poco, per pochissimi punti, però abbiamo preso nell'ultimo internazionale d'Italia a Massa Carrara, abbiamo preso la medaglia d'argento sul concorso a squadre caldo. Il Piemonte si è comportato un pochino meglio, quindi Piemonte è giusto, merita. Un'alta cucina, eh? Esatto, sì, sì. Insomma, tutto. Vedete, dobbiamo esercitarli, perché il prossimo campionato internazionale è a ottobre in Finlandia e voi dovete essere pronti proprio. Sì, eh? Diciamo di fare il massimo come così. Sempre. Sì. Va bene? Va benissimo. Allora, sarà proprio lui che stasera offrirà al telespettatori la possibilità di andare lui a casa vostra a cucinare, ovvio per due persone, perché certo. Sennò guarda, aspetta un po', invito 100 persone, diventa un altro tipo di regalo, insomma, vabbè, un po' più pesante. E invece l'altro cuoco, nostra vecchia conoscenza, ormai un pilastro ormai di Aspettando il TG, Moreno Cardone, eccolo qua, l'uva e il malto di Grosseto. Buonasera. Ora esce un altro articolo ancora, ora basta, allora. Si annoieranno di te. Mi chiedono le cose, io le dico, che devo allora, fare? Allora, articoli sul Corriere della Sera, sul Tirreno, sul Sole 24 Ore, sulla Nazione, ora basta, io Aspettando il TG. Comunque è sempre un piacere. Sì, lo credo. Senti, allora, vediamo un attimo i piatti di oggi, sono molto contenta perché qui vedo gli agretti, che non vedevo veramente da quasi un anno, quindi bentornati agretti, di cui poi tu ci parlerai. In che modo? Allora, noi stasera prepareremo un antipasto caldo, faremo una mattonella di rapa rossa condita con del miele, con dell'aceto di mele, un nido di agretti al profumo di limone, una matignon, una tartare calda di coniglio al profumo di finocchietto selvatico vero, fatto dalle mie mani, e poi lo andremo a guarnire con uno scalogno candito e una riduzione di acido di lamponi. Diciamo un sospiro, questo sarà un piatto bellissimo. Allora, vogliamo renderlo più umano? Faremo degli agretti bolliti, va bene, a cui poi aggiungeremo una base, diciamo, di rapa rossa, che fa tanto bene, anzi ricordiamo che i medici la considerano un elisir di lunga vita, soprattutto se in questo periodo ne beviamo un bicchierone al giorno. Sì. Questa veramente è proprio elisir di lunga vita, viene chiamata. E poi abbiamo magari degli avanzi di coniglio, no? Esatto. Ci ha avanzato due coscetti. Esatto, li abbiamo dissossati e abbiamo fatto una piccola, un taglio al coltello molto piccolo, ecco, di questo, dei, diciamo, pezzettini piccini. Esatto. Piccini. Li andremo a cuocere con una base di carote e porro, proprio per essere leggeri. Una cottura molto veloce, una sfumatura di vino bianco. Anche questo grattugiato di limone. Sì. Che serve per sgrassare, no? No, lo usiamo per gli agretti, per dare bene, sapore agli agretti. Bene, bene, bene. Allora, qui ci aspetta un bel piatto di primavera, perché quando arrivano gli agretti, che fra l'altro non si possono coltivare in serra, arriva veramente la primavera. E tu, Moreno, invece che ne fai? Io invece una bella coratella di agnello lattonzolo, agnello di prato, fatta con la cipolla di Tropea, leggermente speziata con qualche odore, bagnata a vinsanto. Mamma mia, anche qui primavera, perché quando arrivano gli agnellini. Poi l'agnello si arriva nel periodo pasquale. Diciamo che questo sarebbe il piatto della tradizione tipica della colazione pasquale, la coratella fino ad agnello a vinsanto.
Ah, il piatto della tradizione tipica toscana è questo. Sì. Benissimo, senti, andiamo a iniziare, vai. Sì. Iniziamo con Moreno. Allora, la coratella, cosa si intende per coratella prima di tutto? Intanto, per coratella si intende, viene chiamata coratella oppure frattaglia viene chiamata. Per coratella si intende la parte che riguarda tutti l'interiora. Vieni Nicola, e vieni. E nell'interiora c'è compreso i rognoni. Facciamo vedere sì, tirandola subito. Su. Allora, abbiamo il polmone. La cosa importante dell'agnello è che sia l'attonzolo. L'agnello all'attonzolo praticamente c'ha circa un mese di vita, 40 giorni, perché poi comincia a brucare l'erba e dopo l'agnello passa da quel colore rosa a quel colore rosso intenso e anche le frattaglie diventano molto più acute. Ecco, però diciamo la verità, della coratella ci sono degli estimatori a cui proprio non interessa che sia l'attonzolo, anzi lo cercano proprio sì, un pochino più forte, dipende dall'intensità che uno cerca nell'agnello, perché quando uno dice ha quel profumo intenso l'agnello dipende da come è. Cioè l'agnello di latte ha un aroma molto più delicato dell'agnello che assolutamente, però per chi ama proprio la carne d'agnello, sì, quello piccolino è più inconsistente. Questo invece? Questo è il polmone, questa è la parte del fegato, la lingua vedete del fegato. Vedete un bel fegato sano. Questa è la parte del rognone. Che a me piace tanto. E questa è la parte del cuore. Ecco, c'è chi usa anche la trachea, viene sì, messa. La trachea. Vero? La trachea e poi anche chi usa le animelle, che sarebbero praticamente la parte che è all'interno, cioè le legature. Due, potremmo dire due tipi, sono due ghiandole che sono sia nell'ipofisi sia a livello del cuore. Bene, allora a questo punto come si lava la coratella? La coratella una volta che viene pulito l'animale, viene spezzato o si acquista direttamente pronta in macelleria, il nostro macellaio ce la può preparare, se invece la intendiamo a fare noi si va a staccare tutti i vari pezzi perché comunque ogni pezzo ha un suo tipo di cottura, si tiene a bagno, specialmente il rognone si tiene a bagno almeno un paio d'ore buone in acqua corrente. Perché viene tirata tutta intera, infatti quando viene venduta la coratella e viene presentata difficilmente viene data a pezzi. Vero Nicola? Viene data tutta intera, che sarebbe il suo bello diciamo, sì. No? Per chi l'unica cosa che è importante che venga fatta è il taglio del cuore, perché all'interno del cuore praticamente è l'unica parte dove rimane il sangue e a questo punto se viene tagliato il cuore il sangue va tutto quanto via sotto l'acqua corrente, la coratella a questo punto deve essere così, bella asciutta, non deve essere sanguinosa, non deve essere in questo modo qui. Ecco. Ed è un piatto assolutamente da re. Va bene, inizia pure. Intanto, allora. Nicola, sei d'accordo anche tu? Come cucini tu la coratella? Intanto noi si provvede diciamo, a tagliarla. Siamo molto simili, anche se siamo confinanti territorialmente, però la preparazione della coratella viene fatta perché tu sei anche senese, lui è maremmano. Esatto, siamo molto vicini, diciamo. Come vedi, questo è il discorso dell'agnello quando è l'attonzolo, vedi? Il polmone è bello rosa. E quindi dicevamo, questa avvinzanto colazione tipica di Pasqua dei contadini, classica, no? Viene chiamata la classica corallina, la colazione pasquale, quando te prendevi una... intanto nel frattempo abbiamo messo dell'olio e della cipolla e facciamo soffriggere leggermente con della carota e del sedano. E dicevamo invece, Nicola, voglio sapere la tua coratella senese, com'è? È molto, molto semplice, usiamo anche noi del battuto, andiamo a profumare prima con del vino rosso e poi in eventualità fatto con del vinsanto, una coltura molto veloce proprio per mantenere la morbidezza della coratella. Ecco, servito il segreto è metterla veloce, sì, no? E lo serviamo su un crostino di pane, un crostone sempre all'olio nuovo e diciamo territorialmente noi la mangiamo in questo modo. A volte viene usato in alcuni piatti antichi, viene usato anche una ganache d'uovo proprio per ammorbidire ancora di più la coratella. È vero. È un pochino troppo, diciamo, pesante da presentare con l'uovo, però nelle classiche di tradizione anche l'uovo fa parte. Era proprio così. Esatto. Allora, importante la coratella. Cioè poi ognuno giustamente prepara, io la metto scomposta, cioè praticamente metto prima il rognone che lo vado a far rosolare, perché questo? Perché il rognone è la parte e più... il polmone che perché? Perché praticamente la parte più morbida è la parte che comunque necessita di più cottura, picchiante come diceva Claudio il Sottile. Polmone e il fegato. La parte invece che comunque sia anche che si taglia più sottile, che si taglia più a fetta più fina, che sono il cuore e il rognone, le mettiamo per ultimo. Ecco, quindi praticamente viene messa in sequenza. Ora, se noi andiamo a vedere le ricette regionali, diciamo che in Italia dovunque è consumata la coratella.
Al sud, per esempio, viene rafforzata con del peperoncino e anche questa fa parte degli usi, appunto, dei pranzi di Pasqua. Al nord viene aggiunta alla polenta. Insomma, diciamo che la coratella è un piatto nazionale, potremmo dire, anche se ma è un po' scomparso. Che poi addirittura, come vedi, il polmone praticamente comincia a tirare. Che poi addirittura, ora è difficilissimo da trovare, ma prima, anni fa, specialmente nel nostro entroterra maremmano, usava tantissimo la pappardella, la frattaglia. Ah, ma dopo la pasta con la frattaglia dell'agnello. Mamma mia, che delizia doveva essere. E questi sono dei piatti che poi alla fine la gente vi sta richiedendo, cioè... È una cosa incredibile questa, è cambiato tanto in poco tempo. Senti, per fare la pappardella con la frattaglia, ovviamente questo polmone dovrà essere un po' più piccolino. Deve essere tagliato più fino, sì, deve essere tagliato proprio a corallina. Beh, comunque anche in questo c'è diverse tradizioni, per esempio, sì. Allora, da noi, nel Grossetano, comunque nell'entroterra maremmano, la coratella viene tagliata in questa pezzatura qua. Sì, se si va nell'entroterra laziale... Invece la coratella viene tagliata a pezzettini piccolissimi. Coi carciofi è squisita. Viene tagliata in un modo incredibile, proprio a pezzettini piccolissimi, proprio come vedere, ecco, pezzettini piccoli in questo modo, sì, qua, come si taglia. Ed è quella che poi talvolta si inserisce anche in alcuni timballi e nelle lasagne. Sì. Cioè le lasagne con anche la base di coratella e anche agnello vengono fatte spesso. Insomma, la coratella... Costa anche poco, ricordiamocelo, sì. Addirittura tanti macellai ne buttano via. Infatti sono quelle parti povere che spesso, cioè che non vengono utilizzate pochissimo, invece comunque sono parti nobili dell'animale. Assolutamente. Perché come cultura nostra, diciamo, noi in Italia abbiamo soltanto la cultura del maiale, non si butta via niente. Per quanto riguarda la terra e per quanto riguarda il mare, del tonno non si butta via niente. Il tonno ora basta. E invece ci vorrebbe anche che delle altre cose non si buttasse via niente. No, ma veramente devo dire la verità, anche i pastori, scusami, visto che anche noi in Toscana ne abbiamo di tutti i tipi, eravamo anche nella via della transumanza, certo. Erano abituati e ci hanno abituato a consumare l'agnello e quindi anche la coratella. Poi l'agnello è una carne che fa benissimo, tra l'altro. Sì, fa bene. Al portafoglio ora meno, eh? Vabbè. Allora, coratella, abbiamo messo... Andiamo a mettere il fegato. Il fegato, tagliato fine e andiamo a far rosolare il tutto. Questo è un piatto, ci vuole pochi minuti, tutto sommato, un quarto d'ora, quanto? Una ventina di minuti quando andiamo a mettere la parte finale. E qui diamo la prima sfumatina di vinsanto, che incomincia a lavorare, dare la sua dolcezza. E stempia un po'. Nel frattempo andiamo a tagliare il cuore. Ecco, il cuore ora vi farà vedere come deve essere tagliato. Perché senti, il cuore ci sono tanti, io non lo faccio mai, raramente lo presento qua in televisione perché non lo portano. Ma un tempo il cuore, una volta alla settimana, veniva consumato. Voglio, ma il cuore lo fai. E come si fa, scusami? Il cuore ci sono mille modi per farlo, anche così, semplicemente salta con padella con filo di cipolla e del prezzemolo. Quindi lo stesso idea praticamente idea. Del fegato. Sì, uguale. L'unica cosa che c'è è che il cuore, diciamo, che c'ha una cottura brevissima, perché cioè se si fa così da solo, il cuore in 2 minuti lo salti in padella, anche perché poi lo puoi tagliare veramente a petolo, puoi tagliare una fettina sottilissima. Allora, abbiamo tagliato il cuore a petolo. Ricordiamo che noi stiamo facendo un piatto caratteristico di questi periodi, la coratellina, hai detto che si chiama? La sì. Corallina, la anzi. La corallina viene chiamata nel laziale, da noi coratella, oppure le frattaglie. Le frattaglie è la tipica colazione di Pasqua, ma che adesso invece, altro che colazione, è un bel pranzetto. Beh, vi ricordo i nostri ceci che sono in attesa di essere contati da voi telespettatori. Abbiamo visto tutta una serie di numeri perché ormai è il terzo giorno dedicato a questo quiz. Siamo passati da 350 a 490 e devo dire la verità che uno è troppo e uno è poco. Eccoli qua. A questo punto noi aggiungeremo a quello che avevamo detto, quindi una serata da Natalino, la serata con il ristoratore di ieri e oggi invece questa offerta del nostro cuoco, cioè di venire a cucinare in casa vostra un pranzo o una cena per 2 persone, a chi dirà quanti sono questi ceci? Allora, ritorniamo invece alla nostra coratella. Il contorno adatto a una coratella qual è? Il contorno del legume. I legumi? Un legume, ma fantastico. Un piatto tosto. Un fantastico. Veramente. No, un bel piatto, ma no, veramente il suo sarebbe la lenticchia. Il suo proprio...
Davvero? Sì. Io ecco, vado scoprendo tradizioni che non conoscevo. Poi una cosa importante, la coratella c'è anche, diciamo, all'80% dei casi viene fatta col pomodoro. Io esatto, non la faccio come al pomodoro. Al sud viene fatta. Esatto, io non la faccio al pomodoro perché comunque sia la salsa gli dà troppa cremosità, la rende troppo densa. Poi tu mettendo il vinsanto o scegli uno o scegli un altro. E metto, come tu vedrai, quando sono a un certo punto di cottura, un po' di farina e la metterò soltanto per il cuore. E per il rognone. Ah, poi quindi lei, per legarla. Poi lei prenderà tutto quanto il resto e andrà a finire la sua cottura. Bene. In questo caso qui, facendo una coratella, una corallina, come vogliamo chiamare in bianco, una frattaglia, cosa andiamo a mettere nel contorno? Un legume. Il meglio legume che puoi mettere è la lenticchia, che a lei gli dai un petalo, un bel pelato, salsato. Ah. Ecco, ma allora io per esempio con un piatto così robusto avrei pensato delle verdure saltate o delle cose, invece la tradizione ci vuole belli sazi. Allora, è importante quando si apre il rognone, ecco. Il rognone è la parte più delicata che c'è nell'animale per quanto mi riguarda, piace tanto. Per vedere però se l'animale è pulito, se è stato lavato bene, tutto quanto. Perché il filtro sono i reni, è no? Rene, esatto, e vedere questa parte qui che sia bianca. Questo alone? È l'anima. È l'anima del rognone. Se questa qui tende ad avere un colore verdastro più sullo scuro, vuol dire che l'agnello a quel punto ha già cominciato a brucare erba, non è più lattonzolo, o che comunque il rene ha lavorato in particolar modo. Invece questo si vede proprio l'agnello che è pulitissimo. Ecco, quindi altra cosa, il rognone, come avevamo detto prima per il cuore, sono indipendentemente dall'agnello, anche quello riguardante i bovini, dei piatti proprio dal re. Vero Nicola? Sì, vieni sì, un attimo a dirmi, il rognone, ci sono gli estimatori di rognone? Ci sono vari, in molte cucine, soprattutto quelle stellate, soprattutto quello di alto livello, sono piatti quasi... vengono pasticcio di rognone, esatto. Mamma mia. E pensa che la maggior parte delle persone che vanno a comprare rognone in macelleria lo comprano per darlo al gatto, perché passare ora il rognone lo mangiano gatti, è vero? È vero, sì, è vero. Sono gatti di lusso, eh. Io un macellaio che conosco mi dice: porca miseria, sei l'unico che viene a comprare il rognone. Ma comunque noi non abbiamo una grande tradizione di rognoni, no. Se non al nord, ecco, esatto, perché lui la conosce bene, perché questi piemontesi gli sono rimasti un po' sullo stomaco. Esatto, sì, però è una forte tradizione. Allora, arriviamo, abbiamo detto, il picchiante, il polmone è stato seguito dal fegato nella immissione nel nostro soffritto, che è stato fatto con del sedano, della cipolla e della carota, quindi una base semplice. Dopo aver fatto sfrigolare ben bene per un 10 minuti circa il polmone, noi abbiamo aggiunto il fegato e subito dopo abbiamo messo il vinsanto. Una sfumatura di vinsanto, sì. Oppure, volendo, noi in Toscana mettiamo il vinsanto, ma si può mettere un madera, no? Qualcosa di secco, anche una. Io mi piace molto lavorare il prodotto marsala. Locale, per cui diciamo che punto sul nostro. Però il mondo è bello perché è vario, certo. Che diamo suggerimenti. Allora, a questo punto, invece, abbiamo tagliato il cuore a striscioline finissime. E anche il rognone a striscioline finissime. L'abbiamo infarinato, lo lavoriamo bene in modo che prenda la farina, ma che non ce ne sia troppa, come vedi. Ecco, la farina la metti per dare cremosità? Per dare cremosità, sì. Si mette prima il rognone. Che per esempio il rognone tante volte viene accompagnato, dopo averlo sfumato, madera o vinsanto o quel che è, parlo del rognone bovino, viene finito di cuocere con un pochino di crema di latte, vero Nicola? Sì, sì. Anche in alcune preparazioni può essere usato anche questo. Ecco, allora abbiamo messo l'ognone, come vedi l'abbiamo staccato subito in modo che faccia, ora quando andiamo all'ultima sfumata che gli diamo di vinsanto lui va a fare la sua crema, però come vedi gli ingredienti sono ben separati. Questo è un piatto che potremmo dire costa, quanto costerà questo? 3 euro. E con il suo contorno, insomma, siccome salsa a 4 persone, se diventiamo un po', torniamo a essere un po' più morigerati, ci sta. Ma poi non è che lo mangi soltanto se lo metti su una bella fetta di pane tostato, ci metti al fianco un bel contorno, è un bel piatto. Un bel bicchiere di vino rosso, un bel sangiovese è importante. E che vino ci si mette allora in questo È un vino di Montecucco, un bel sangiovese di Montecucco. Quindi tu rimani sempre l'amore tuo, zona. Vedi, stacco tutto per bene. Montecucco perché è un vino rosso di bella gradazione. Bella struttura, bel corpo, siamo intorno a 13,5-14 gradi. Bene. Poi comunque è un piatto che deve, cioè è un vino che regge un piatto importante in questo modo qua, perché questo comincia a essere un piatto importante. No, sai perché ti chiedevo sapidità sull'abbinamento del vino? Perché mentre siamo qui, che appunto tanto la seguiamo, abbiamo detto 20 minuti di cottura, mi chiedevo la presenza del vinsanto,
Non è che poi crea dei problemi nell'abbinamento di vini? Assolutamente no, l'unico problema che viene fatto quando c'è un vino che viene abbinato sono praticamente se si riscontrano altri tannini nel piatto e si va a mangiare. Ah, quindi se avessimo messo un rosso lì avremmo avuto dei problemi. Sì. Benissimo. Anche un carciofo. Fai, metti un carciofo qui dentro, già il vino non ce lo può. Guarda, il carciofo, un carciofo al giorno toglie il medico di sì, torno. Però senza, non il vino. Senza il vino. Il vino lo beremo la sera. Allora, l'importante è farlo rosolare ben bene. Allora, aspetta, dopo la pubblicità vedremo questa bella coratella come alla fine finirà di cuocere. Pubblicità. Allora, eccoci qua tornati ad Aspettando il TG che si sta occupando di finire di cuocere una coratella. Esatto. Moreno, ricordiamo un attimo quello che abbiamo fatto finora. Allora, abbiamo fatto un soffritto leggero con della cipolla rossa. L'importante, questa è una cosa molto importante, cipolla rossa, io l'adoro, non quella bianca che diventa troppo acuto, del sedano e della carota. Abbiamo messo in sequenza polmone e fegato. E gli abbiamo dato una prima sfumata di vinsanto. Abbiamo tagliato il cuore a fettine sottilissime e il rognone a fettine sottilissime, l'abbiamo infarinati, scolato la sua farina, le abbiamo aggiunti qua e sta cuocendo che fa una sua crema. Allora, ricordiamo però che abbiamo messo una prima spruzzatina di vinsanto. Sì, nella prima parte dove abbiamo fatto rosolare prima il polmone ed il fegato. Ecco fatto. E quindi siamo a questo punto nella fase quasi finale. Ora, abbiamo anche detto, scusami, che l'accompagnamento ideale come contorno sono le lenticchie, esatto, però cotte con il, con il pomodoro, mentre con il pelato, non con la salsa. Con il pelato, va bene, mentre invece l'accompagnamento giusto per un piatto così sostanzioso, l'abbinamento di vino, è con un Montecucco di 13 gradi e passa, sì, no? Esatto, un bel sangiovese in purezza. Quindi abbiamo fatto, abbiamo creato tutta un'atmosfera per gustare questa coratella. Diciamo, no? Una bella colazione pasquale. Ci mancherebbe però, secondo me, un bell'olio. Questo è vero, ma comunque dimmi partiamo un da un ottimo olio per il, come per preparare il piatto. Cioè, in primis, noi abbiamo dove messo l'olivetta di Seggiano, insomma, ecco, partiamo quindi da un grande olio. Siamo andati un po' oltre. Poi, no? Una cosa importante, quando la coratella, comunque il piatto è finito, che l'andiamo a mettere un filo d'olio a crudo che dà quella sensazione, quel profumo, quella fragranza erbacea, non ci sta mai male. Senti, dimmi un po', dato che la coratella più o meno è finita. Coratella, ora abbiamo un attimo, l'ultima fase. Come vedi, ha tirato bene la sua farina, a questo punto qui andiamo ad aggiungere del vinsanto. E ricordiamo che va seguita, questo è il punto e ora praticamente cui, insomma, stare attenti. Si copre 5 minuti, che non evapori questa parte qui, che crea un po' di crema, e poi dopo si prosegue la cottura. Benissimo, allora vorrei ricordare adesso il nostro quiz sui ceci, provate a telefonare, so che già tante sono le telefonate che abbiamo ricevuto, noi vogliamo sapere quanti sono, a questo punto 3 sono le cene in palio che vengono offerte, perché abbiamo accumulato tutto quello che non è stato vinto in questi 3 giorni e quello di stasera che viene offerto è una serata o un pranzo cucinato dal nostro Nicola Virrozzi. Posso partecipare? Bizzarri invece Virrozzi. Posso partecipare al concorso? Puoi andare anche tu? No, partecipa al concorso, così viene a cucinare da me. No, pensavo che andaste lì, che vi scambiaste, figurati. E mi raccomando, non barate, gli ospiti devono essere 2, perché se no a casa dice faccio invito un sacco di amici, va bene? Allora, parlando un attimino invece di olio, quindi di quello che alla fine andrà a concludere, il primo sapore che si incontrerà prendendo la nostra coratella, che olio ci metteresti? Dimmi. Ma io, sai, sono che sapore vorresti? Io sono un amante comunque della nostra rivasta seggianese, però anche la ricina, noi ne abbiamo tanti per esempio da noi in Toscana, la moraiola. Ecco, ma tu abbiamo volessi essere fuori, diciamo, extra. Allora, amo, mi piacciono fuori moltissimo gli oli che sono sul Garda. Ah sì? Mi piacciono da impazzire. Ma guarda, io degli oli sul Garda non conosco molto, anche se a Sirmione c'è un olio delizioso, molto molto nella, leggero, nella zona. Però io ho la persona che fa per voi due. Però ci può consigliare qualche cosa? Fausto Borella, eccolo qua, che è tornato, ce l'aveva buonasera promesso, bentornato, buonasera, eccolo buonasera qua. Buonasera, dal polso perché la mano è farinata. Affascinante signore, maestro di olio, ma uno dei più grandi conoscitori in Toscana e non solo, italiano, di oli
Di tutta Italia. Infatti vedete che noi abbiamo ricoperto proprio con tutte le bottiglie che hai portato per cercare di coprire un po' tutto il territorio. Alcune, mi dispiace se non siamo riusciti a portare le 103 aziende che sono all'interno di questo libro. Libro che hai presentato da poco, sì. e che hai presentato proprio a Extra Lucca. Un'organizzazione pazzesca per presentare e promuovere gli oli non solo toscani ma anche quelli italiani. Assolutamente, allora, il nostro paese è questo, no? Allora, il nostro paese è di poeti, navigatori e olio. E appassionati di enogastronomia, visto che la nostra terra, come si dice sempre, e c'è una bellissima, è un bellissimo titolo di un'azienda, dal 46esimo parallelo nord dell'Italia fino alla Sicilia tutta, noi siamo un giacimento gastronomico da scoprire, per cui qualsiasi prodotto, e in questo caso io, ahimè, ma soprattutto ora sono molto contento, la passione dell'olio è diventata una professione. Ecco, conoscere che l'olio, cos'è cambiato nel conoscere l'olio? Beh, è una bella domanda. Come abbiamo fatto con il vino 40 anni fa, vino bianco, vino rosso, guardate che mondo abbiamo cominciato a scoprire, no? Per cui adesso si usa solo un certo monovitigno, come ha detto, sì, a parte i fatti, però il nostro chef oggi ha usato un vinsanto particolare, poi ho sentito che ha messo un vitigno particolare di vino perché probabilmente è più buono. Così noi dobbiamo fare assolutamente la stessa cosa con l'olio. Ovvero, dal nord al sud, oltre 300 varietà che si chiamano cultivar, che hanno profumi, sensazioni e finalmente diventa il principe il condimento, il principe dei piatti, se capito. Perché se si chiede solo un filo d'olio, ma non si sa che cos'è, o se si dice che è un po' banale, un pochino veramente restrittivo, dire a me piace di più l'olio toscano perché è più forte dell'olio siciliano, è una sciocchezza. Sì, ma oppure perché è più buono, perché insomma... Nessuno dà questo parametro. Il parametro qual è? Come abbiamo fatto con il vino, tutti i corsi, gli assaggi, la forza e la fortuna, dire, come ha detto prima, lui parlava al femminile, le cine, eccetera, ci sono tanti omonimi e sinonimi, l'olivastra di Seggiano, l'olivastra seggianese, ma chi la conosce? Che peculiarità? Se raccolta a ottobre-novembre ha un gusto, se magari invece viene abbandonata e raccolta a dicembre è la fine. Quindi far capire al consumatore che c'è un olio più delicato per certi piatti, un olio più importante e più persistente per altri, e a quel punto non c'è solo la piacevolezza del cibo, c'è l'esaltazione anche di un semplicissimo ingrediente, perché come tu hai scoperto, oggi lo diremo, anche se sono toscano ovviamente e sono lucchese, le nostre terre sono meravigliose, ma i profumi della Sicilia per esempio sono quasi imbattibili. Esattamente, io me ne sono assolutamente innamorata, poi dopo ne vedremo le caratteristiche, però giusto proprio per noi di Aspettando il TG, proprio perché volevamo parlare di olio fuori dal periodo dedicato normalmente all'olio, quindi il novembre, abbiamo preparato, cioè l'ha fatto Fausto, una cartina. Questa cartina dell'Italia evidenzia alcune cultivar e grazie a Fausto cerchiamo di capire un po' sommariamente, perché sennò ci vorrebbe solo una trasmissione per questo, quali sono le caratteristiche per esempio dell'olio del Garda che diceva e che ama molto il nostro cuoco. Allora, vedi, dove c'è tra la Lombardia e il Veneto c'è una varietà che si chiama Casaliva, che poi, guarda caso, fa parte della famiglia allargata del Frantoio. Guarda caso fa parte anche di quella stessa famiglia di olive che viene fatta in Liguria, che si chiama Taggiasca. Tutto sta nel saperla fare bene, e questa è la forza, cioè la famosa... E qual è il segreto? La famosa Taggiasca Ligure, molto delicata, non esiste. La Taggiasca, se fatta, se raccolta come si dice all'invaiatura, quando l'oliva non è né troppo matura, né troppo verde, né troppo acerba, è particolarmente persistente, è intensa, con dei retrogusti amari e piccanti che sono peculiarità. Questo ecco, so che molte mamme non lo capisce, addirittura amaro. Lo evitano, no? E invece l'amarezza che c'è nell'olio è data dai famosi polifenoli, che sono antiossidanti, che fanno tanto bene, però ci vuole. Allora, se ci vuole, se cominciamo non a traviare o a deviare, ma se cominciamo a educare un gusto più intenso, più attento, più salutisticamente buono e fatto bene, oltre a arricchire il piatto, arricchiamo il nostro corpo. Questo è fondamentale. Per cui, se troviamo un olio che è molto persistente o che si ha paura che vada a prevaricare l'ingrediente, no, questo si sappia che è fatto bene.
Un'altra trasmissione sarebbe da parlare dell'etichetta, perché quella noi abbiamo già, ti dirò Fausto, con appunto Christian Sbardella, noi abbiamo più volte parlato delle etichette, parlato della trasparenza che oggi, se Dio vuole, hanno le etichette, ma anche la necessità di saperle leggere. Come fa il consumatore, la mamma, la casalinga, perché? Perché poi un'altra trasmissione sarebbe il prezzo, ma perché extravergine 3 euro, extravergine 20 euro? E giustamente la casalinga, la mamma deve dire, scelgo questo da 3 euro perché secondo me qui dietro ci sono delle notizie che me lo fanno comprare da 3 euro, oppure il contrario, perché ci sono polifenoli, ci sono antiossidanti, fa bene a mio figlio anche se costa oppure anche euro. Scegliere, perché per esempio se uno sa qual è l'olio giusto, certo, per, come diceva lui, ecco, voi cuochi per esempio come vi contenete nella scelta degli oli, a parte che da qui in avanti vi dovete rivolgere a lui mi sembra quantomeno normale questo. Allora dimmi un attimo Nicola, allora tu. Io so normalmente nel lavoro principale, lavorando in maggior, la mia raggio d'azione principale è la Toscana, quindi uso olio toscano per tutte le mie cene e per i miei catering. Quando ho invece delle cene particolari private in case private, cerco anche di presentare oli siciliani e oli molisani, perché io vengo dal Molise, quindi anche là abbiamo una produzione interessante di olio extravergine, quindi anche là è bello ogni tanto presentare delle cose diverse. Fausto, dimmi gli oli molisani che cos'hanno, poi parliamo dei miei siciliani. Al di là delle varietà che sono molte. Ce l'abbiamo qui un olio molisano? Un olio molisano mi sa che mi prende... No, quello è abruzzese. No, abruzzese, no, la gentile di Chieti, brava, no? Brava, esattamente. Ecco. No, il Molise, ma ti ho detto, avessi dovuto portarli tutti, non avremmo riempito questo tavolo, non bastava. Però ha detto anche siciliani, per cui ad esempio abbiamo dei siciliani che siciliano, sono particolarmente... Questo è un siciliano e le bottiglie ormai stanno diventando importanti perché raccontano... La loro storia di un'azienda, ecco, che cos'è per esempio, allora, queste bottiglie? Guarda, queste due sono due siciliani, questo per esempio esalta la DOP della zona, si può dire Val di Mazzara, certo, è una zona, non si fa pubblicità all'azienda, ma si racconta che è una zona particolare dove c'è una varietà che si chiama Nocellara, che è questo profumo di pomodoro verde, queste erbe aromatiche vere, eccezionali. Insomma, ti ricordi? Sole, Sicilia, che abbiamo assaggiato l'altro giorno. Quello che abbiamo sentito al profumo l'altro giorno è stato eccellente. Questo fa sì che l'esaltazione del sapore posso andare nelle insalate, in una pasta anche scondita, no? Solo una pasta in bianco con un filo di quest'olio, non c'è bisogno di pepe che non fa benissimo, non c'è bisogno di tanto sale. È questa, conoscere per apprezzare. Ecco, questo è molto molto importante. E tu Moreno invece come Ma io, fai? Io diciamo che io comunque essendo toscano, mare in mano, prediligo comunque i miei oli. Una cosa importante, tu sai che io la mia cucina è basata principalmente sul pesce, li assaggio. Perché comunque ecco, sia perché lì è molto importante. Perché comunque sia, prendi un ottimo olio può rovinare un pesce, o un ottimo pesce può rovinare un olio. È vero, su questo deve essere un colore importante, deve essere. Perché cioè, comunque sia devi contraddistinguere i suoi sapori, devi contraddistinguere i suoi profumi e uno non deve schiacciare per l'altro. Devono essere equilibrati. Per cui io dico sempre che una cosa prima di proporla comunque devi testarla per te, assaggiarla. È vero. Armonia ed equilibrio sono armonia, hai perfettamente ragione. Allora, a questo punto noi torniamo. Fausto, stai qui ovviamente con noi perché dobbiamo un po' riparlare anche di altre cose. Arriviamo alla nostra coratella che ha fatto la famosa cremina. Qui noi siamo pronti per impiattare, perché la coratella, come dicevamo prima, una 25-30 minuti di cottura. Ha fatto la sua crema, ha sfumato il suo vinsanto ed è pronta. Ed è pronta, e siamo pronti. Ricordiamo che noi abbiamo fatto questo piatto che valorizza appunto la carne di agnello, meglio l'interiore dell'agnello, la coratella, quindi noi abbiamo messo il polmone, il cuore, il fegato, il rognone, c'è chi anche mette la trachea, la trachea e la lingua, anche la lingua fa parte delle frattaglie. Esatto. Questo qui, per il costo circa di 3 euro. Questo qui messo così, abbinato a un contorno, è un secondo. Tagliata più fina, accompagnata da una bella pappardella tirata a mano, facciamo una bella pappardella alle frattaglie, possiamo farci quello che vogliamo. Va bene, lui ci vuole propinare questa pappardella alle frattaglie. Ma perché sì, perché è una cosa buonissima. Allora, ricordiamo fra l'altro tutto quello che abbiamo fatto fra breve attraverso la videata degli ingredienti, perché...
in effetti è molto semplice cucinare la coratella, ci sono alcuni passaggi che devono essere però un attimo ricordati. Per esempio questo, allora qui ci mettiamo l'olio di... Questo è il pasta seggianese. Però dicevamo dell'olio del Garda, che è molto... Ma io perché ne ho assaggiati 3 o 4, sono delicatissimi, la zona del Veronese c'è rugate, dove c'è anche dei bianchi che sono delicatissimi, sono piaciuti. Che sono dici, piaciuti Paolo? Sì, no. Però conosco anche, in Sicilia, tra l'altro in Sicilia ci sono stato anche per lavoro, conosco anche gli oli siciliani, l'olio delle colline laziali è molto buono, cioè ne conosco tantissimi. Insomma ti piacciono tutti, mi sembra sì, no, capire. Vabbè, però che c'entra, poi è chiaro, tu hai a portata di mano comunque sia quello che hai nella zona, per cui... Che è quello che cerchi poi di difendere, anche di valorizzi, no? Ma comunque sia è importante perché anche per il cliente stesso, perché il cliente che viene da te, il turista, cioè se viene un turista del Garda, della zona del Garda, e gli faccio trovare l'olio del Garda, mi dice ma non va però bene, non voglio assaggiare qua. È come il vino, allora scambiamoci, cioè, voglio dire vino, capito? Ma, e poi il cibo. Senti, lui ha un cibo forte, importante, cosa saporito. Ci avresti messo tu come olio? Poi ricordiamo la ricetta, l'olivastra seggianese, l'olivastra di Seggiano è particolarmente intensa, persistente, per cui in un piatto così persistente ci vuole un olio importante, per cui un olio troppo delicato. Poi tra l'altro è monocultivar, per cui... Va benissimo, così almeno si conosce, sì. Si comincia a dare un nome, no? Sì. L'olio, no, azzeccatissimo. Benissimo, allora Moreno Cardone dell'Uva e il Malto vi ricorda come ha fatto questa coratella, allora, di abbiamo primavera. Abbiamo messo a soffriggere la cipolla rossa, sedano e carota, abbiamo aggiunto del polmone, fatto a pezzi, rosolato qualche minuto, di conseguenza abbiamo messo il fegato, l'abbiamo mandato in cottura per qualche minuto e abbiamo fatto sfumare con un filo di vinsanto. Una volta fatto questo abbiamo tagliato il cuore e il rognone a fettine sottilissime, infarinato e scolato ben bene, l'abbiamo aggiunto, abbiamo girato continuamente in modo che gli ingredienti fossero separati e la farina non facesse grumi, abbiamo dato l'ultima sfumatura di vinsanto, un pizzico appena di sale. Abbiamo chiuso tutto quanto per farlo cuocere circa altri 10 minuti, abbiamo aperto, abbiamo tolto il coperchio per mandare via quell'odore intenso che al naso avrebbe dato fastidio di vinsanto, a questo punto è rimasto soltanto l'agnello e la sua crema, abbiamo impiattato con un filo di ottimo extravergine d'oliva e messo del rosmarino a decorazione. Benissimo, abbiamo anche ricordato che il contorno d'accompagnamento giusto è la lenticchia con il pomodoro pelato. Il vino invece dovrebbe essere un bel Sangiovese di Montecucco. Ecco, 13 gradi. Un Morellino di Scanzano. Bene. Sì, siamo su quella gradazione. Quindi rimaniamo sulla zona e l'olio anche, perché cominciamo a dare anche delle indicazioni sull'olio. Deve in essere. In questo caso io ho usato un monocultivar dell'olivastra seggianese. Bravo. Bravo, nome, sei contento, cognome, di questo, sì, nome e cognome. Sì, sono loro gli ambasciatori. Se cominciano a raccontarlo e a dirlo al cliente, ci siamo. Ci siamo. Bene, allora invece andiamo dal nostro Nicola Vizzarri, scusami Fausto, ti passo davanti, eccolo qua. Allora ricordiamo che lui è membro della squadra che rappresenta l'Italia nelle Olimpiadi e nelle gare, le regioni toscane, ma anche nelle internazionali, no? Mi hai detto, nelle, sì, internazionali, sempre come regione come toscana. Regione toscana. Esatto. Competizioni internazionali, la prossima in Finlandia. In Svizzera, non in Finlandia, in Svizzera. Cosa c'è? I mondiali a Basilea. Ecco, i mondiali erano quelli che mi avevi accennato. Mi hai detto, però in Finlandia ci sei stato tu. Al lavoro, sono stato a lavorare come mia esperienza lavorativa. No. Perché ti volevo mandare in Finlandia. No. Ci sono stato, ho lavorato nell'ambasciata italiana in Finlandia, quindi un'esperienza. Qualcosa è rimasto di anche di quello. Esatto. Allora, comunque un personaggio autorevole che oggi ci fa un piatto di primavera, anche lui con... Allora, primavera usiamo agretti, useremo della rapa rossa, porri, carote per fare la nostra base di coniglio e tutto molto fresco, molto veloce nelle cotture. Mi allora, scusi. Gli ingredienti che dobbiamo avere sono gli agretti. Agretti, rapa rossa, porro, carote, del coniglio, un po' di scalogno, della buccia di limone, dello scalogno, aceto di mele, olio extravergine d'olive, sale e pepe e un po' di vino per sfumare il nostro coniglio. Guarda che dopo all'olio dobbiamo dare nome e cognome. Va bene, chiederò consiglio. No, anzi, ce lo faremo dare da Fausto. Okay. Quindi iniziamo subito, va? Allora, la prima cosa che facciamo, mettiamo una casseruola con un goccino d'olio per cominciare a fare il nostro soffritto. Questo olio di dov'è? Questo olio... Un esame, ormai è un esame. Ora... Ormai,
ormai è un esame. Allora, questo è una torna produzione in Finlandia lui. No. Allora, una piccolissima produzione toscana del Chianti. È un'azienda che non produce in etichetta, ma un'azienda molto familiare, anonima. In questo modo non si può sbagliare, però abbiamo dei sapori importanti, dei sapori potremmo farla forti. Assaggiare no, prego, però, non, non solo mi fido, ma ricordiamo sono 1 milione i produttori in Italia, per cui esattamente che, sì. Allora, in questo soffrittino d'olio mettiamo il nostro soffritto di carote, facciamo il nostro soffritto di carote e cipolla molto veloce e prepariamo con la stessa velocità di cottura che usiamo per il nostro soffritto, useremo il coniglio. Allora aspetta, scusami, facciamolo un attimo vedere meglio prima, vedete? Sì. Carne di coniglio rosa, molto, queste sono un coscetto, ma con un po' di pazienza noi possiamo anche usare la parte delle costatine, togliamo la carne. E carne delicatissima, adatta per chi è convalescente, per chi vuole essere leggero, con l'olio giusto, con gli agretti giusti, con le verdure giuste, un piatto proprio equilibrato. Esatto. Allora, una volta fatto il nostro soffritto, aggiungiamo il nostro coniglio. Che mangiavano in Finlandia? Molto salmone, baccalà in particolar modo, e poi sembra un'assurdità, ma molte patate. Patate venivano usate per tante applicazioni. Le renne no? Come? Le renne no? No, sinceramente no, perché la renne è quasi un animale nazionale per la Finlandia. Guarda, quindi... per me Rudolf, la renna di Babbo Natale, mi basta quella per... tenerle, per amarle tutte. Allora abbiamo messo delle carote, del porro e dell'olio, scottatura veloce per bloccare tutti i sapori del coniglio, un pizzico di sale. Questo sembra quasi la base di un ragù, potremmo dire, a base di coniglio. Sì, no? un classico ragù di coniglio tagliato al coltello per dare un'impressione molto, molto rustica, molto, molto buona. Una volta che abbiamo rosolato per bene il nostro coniglio, andremo a sfumare con una punta di vino bianco per poter finire. Eccoci. E lo lasciamo cuocere per quanti minuti? Qua siamo, essendo tagliato così piccolo, possiamo andare intorno ai 10 minuti al massimo, proprio giusto il tempo di far ridurre i nostri elementi chimici del vino bianco e per poter insaporire ancora di più il coniglio. In questo modo, quando la carne rimane morbida, abbiamo addensato tutto il nostro liquido, andremo ad aggiungere un pizzichino di, questo è un piccolo segreto casalingo, useremo del finocchio selvatico vero. Mamma fatto mia. Ancora. Questo è un finocchio selvatico vero? Questo è il fiore proprio del solo finocchio. Solo il fiore. Quindi lui, sapete, Mosillise, quando va là, passeggia in su e in giù tra lungo le montagne. I campi. E a settembre fa queste sue provviste preziose. Dopo la pubblicità parleremo ancora di olio con Fausto Borella e poi vedremo come si conclude questo piatto. Va bene? Pubblicità. Allora, io speravo stasera di darvi questa vincita che comprende anche con l'offerta di venire a casa vostra per 2 persone a cucinare da parte di Nicola Vizzarri, questa possibilità di gustare un gran piatto, e invece vi devo dire che le linee sono completamente intasate. Abbiamo avuto da oggi pomeriggio, quando appena ho lanciato il gioco, centinaia di telefonate. E quindi continuate, però in questo momento le linee sono ferme. Allora, continuiamo invece con la nostra ricetta. Abbiamo presentato una bella coratella di agnello, abbiamo qui la presenza di colui che potremmo definire l'ambasciatore dell'olio, ma non toscano, perché noi toscani siamo un po' troppo campanilisti, ma dell'olio italiano, e quindi fine conoscitore di tutti quelli che sono i vari tipi di olio, le varie cultivar, cioè di questo grande patrimonio che ci rende unici anche agli occhi di tutto il mondo. Poi organizza fra l'altro anche corsi per conoscere, vuole condividere questa sua passione con gli altri, e dopo aver presentato a Lucca questo che potremmo dire un manuale, Terre d'Olio, no?
ha organizzato anche Extra Lucca, dove ci sono stati incontri, produttori, nuove sinergie che si vengono creando proprio perché l'olio appunto appartiene a tutta l'Italia, non solo a noi toscani. Dobbiamo condividerlo fra di noi per portarlo fuori dall'Italia. Quindi un più bel ambasciatore di così, insomma, non potevamo averlo. Certo. Allora, lui che invece qui dell'Unione Cuochi Toscani, anche se fa parte della parte senese, è qui a esercitarsi, potremmo dire, sotto le mie grinfie, perché deve andare non più in Finlandia da cui viene, ma in Svizzera e oltre a portare i colori della Toscana insieme agli altri tre che presto riconosceremo perché sono già nostri cuochi. Allora il piatto di oggi sono... Abbiamo detto della rapa rossa, l'abbiamo tagliata, adesso l'andremo a insaporire, del coniglio fatto al coltello per poterlo servire nel nostro nido di agretti e in questo momento con l'acqua a bollore andiamo a cuocere molto velocemente i nostri agretti, visto che siamo in primavera cominciamo ad avere i primi prodotti di stagione. Poi una vitamine, sali minerali, esatto, allora, agretti. L'agretto, essendo un prodotto di costiera, è ricco di minerali e soprattutto di vitamina A, B e C, molto buona per il colesterolo, e ma anche bellezza. Sicuramente per voi signore è sempre molto importante. Agretti a go-go. Agretti a go-go. Vengono marinati a una cottura molto veloce, un massimo un minuto, due minuti al massimo, per non perdere colore e consistenza li andremo a passare in acqua fredda e ghiaccio. Dopodiché in un contenitorino andiamo a insaporire con della buccia di limone, olio extravergine e una manciatina di sale. Ricordiamo che gli agretti possono essere coprotagonisti di tanti piatti anche a base di uovo. Lo faremo domani nella puntata delle ore 13:15. Sono deliziosi proprio anche così, ma anche saltati. C'è chi li salta addirittura con il burro, anche se è preferibile creare un aspro con aspro, vero? Esatto, in una certa maniera. Allora, alcune volte. L'aspro. Esatto, infatti in questa preparazione, visto che abbiamo anche una mattonella, quindi abbiamo fatto una brunoise, un taglio molto piccolo della barbabietola, per andare, esatto, è qua, proprio per andare in contrasto andiamo a usare dell'acido di mele proprio nella nostra barbabietola per poter andare in contrasto, in equilibrio con l'olio extravergine che usiamo qua nella nostra... E che ora ci indicherà Fausto. Esatto. Vedete, qui abbiamo messo nel ghiaccio per esaltare il colore, lasciarlo immutato e anche per fermare questa cottura perché ormai si sa... Più si cuociono le verdure e più le vitamine le andiamo a perdere nell'acqua. Quindi. Nell'altra invece nostra casseruola abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto un fondo di porro e carote, un goccino d'olio, del coniglio tagliato al coltello, l'abbiamo sfumato con una punta di vino bianco e in fondo, prima di servire, andremo a mettere un gocciolino di finocchietto selvatico solo fiore per esaltare ancora di più il tutto. Questa è la sua, diciamo, spezia segreta. Poi invece qui abbiamo cotto anche, io credevo fossero i lampascioni, quelli classici del Molise, quelle specie no, di... Diciamo e invece no. Questi sono un piccolo inganno perché qua abbiamo caramellato, abbiamo candito degli scalogni, abbiamo sbucciato degli scalogni, proporzione 1-1, quindi raffreddandosi siamo andati proprio a condensare il tutto. E qui l'hai cementato. Proprio perché nel candire abbiamo bisogno... No, sono venuti benissimo. Avete capito perché ha perso con la... No, assolutamente. Scherzo, Certo. Qua abbiamo una proporzione 1-1 fra acqua e zucchero, quindi 200 grammi di acqua e 200 grammi di zucchero, e in questo qua andrà a spezzare tutto il nostro, la nostra acidità della barbabietola e dell'agretto. Senti Nicola, non solo spezza l'acidità, ma spezza anche questo piatto dietetico, aggiungendo calorie. Lo possiamo usare anche solo come decoro. Sì. Vabbè, allora decoriamoci meglio. Senti, allora, mentre tu intanto tiri fuori gli agretti, io continuo a parlare un attimo perché voglio sapere qualche altra notizia su questi oli che hai portato. Allora, abbiamo visto Molisana, abbiamo visto le Chieti, l'Abruzzo che è diventato insomma importante come produttore di olio. La Sicilia l'abbiamo detto. Eccellente, guarda per esempio... Ecco, questa è una novità. Quando si sente parlare di Grossa di Cassano...
senza fare la battuta col calciatore, si comincia a dare un nome a un paese. Qui siamo in Calabria e siccome la Calabria fino ad ora era un po' bistrattata perché è il primo polmone italiano è la Puglia, il 65% di tutto l'olio extravergine italiano viene dalla Puglia. Ti va a finire anche molto in Cina, so. Va a finire dappertutto. Infatti è un altro discorso in cui ci vorrebbe un po' di tempo. Però sono eccellenti, chi produce bene sono produttori. Pensa che solo in provincia di Bari ci sono 85.000 piccole aziende. Pensate, è una ricchezza incredibile. Allora, la Puglia è il primo polmone, la Calabria è il secondo, la Sicilia è il terzo. La Calabria, purtroppo, per una questione o culturale o di manodopera, lasciamo perdere, non è mai riuscita comunque a fare dei buoni prodotti. Questo sta finalmente stanno crescendo. Questo è un prodotto eccellente fatto da due marito e moglie bravissimi, hanno migliaia di piante e fanno capire che un prodotto del genere fa rivalere una regione, un olio, una monocultivar e soprattutto una nazione. Quindi finalmente ci siamo. Tutti questi, guarda questa azienda per esempio, anche micro intendo dire siamo molto più vicini alla Slovenia che all'Italia, Starez. Questo è il nome della zona e questo è un olio imperativo, Starez. Friuli Venezia Giulia, qui siamo in Giulia, ecco, addirittura. Addirittura. Quindi, ecco, la cosa strana, mi stai parlando di olio, abbiamo visto la cartina, ad altitudini diverse e quindi guarda, l'olio c'è solo la Val d'Aosta, e spero che prima o poi ci riescano, ma già anche in Alto Adige hanno cominciato a raccogliere, per cui sono le uniche due regioni, il Piemonte a volte ce la fa, a volte qualche gelata ammazza. Ricordatelo. Però per il resto tutte le regioni riescono a fare, se lo fanno bene i produttori, un olio di eccellenza. Allora, quello che è importante è che conoscere l'olio anche di piccole produzioni e valorizzarlo dando un nome e cognome significa anche permettere a certe persone di sopravvivere. Perché per esempio in Abruzzo ma anche in Toscana ci sono gli appezzamenti che non vengono, dove non vengono raccolte le olive perché non ce la fanno, perché non hanno più magari contributi, perché nessuno, non riescono se non per il loro consumo alla fine a venderlo. Quindi è tutto un movimento che anche grazie a personaggi come lui, come Fausto Borella, si sta muovendo, no? Un altro problema, un oggetto importantissimo da parlarne è il prezzo. Allora, come si diceva, se uno raccoglie, cerca di fare un litro d'olio vero, non può costargli meno di 10 euro al litro. Quindi meno. Diffidiamo insomma di quelli che ti regalano l'olio. In Sicilia, in Calabria, nel sud Italia costa relativamente poco, perché poi ci sono degli oli che costano anche 30 euro al litro. Allora uno dice, dove sta la mediana? La mediana sta nel cercare di capire in un'etichetta, questo per esempio è un olio non solo biologico ma anche biodinamico. Ecco, quindi c'è dietro tutta una struttura diversa. Uno basta che legga l'etichetta e comincia a capire che probabilmente c'è qualcosa di vero. E quindi siccome c'è stata e quindi finisco la frase perché è importante, e quindi merita spendere qualche euro in più per un olio di eccellenza. Sai quanto incide? Lo disse il presidente di un consorzio dell'IGP toscano, lo posso dire visto che siamo in Toscana, disse una cosa bellissima. Sapete quanto incide un giro di olio tutti i giorni fatto bene per condire un'insalata, per condire un piatto di carne, per condire una pasta? Nell'economia? Nell'economia quotidiana? Quanto? L'equivalente di due messaggini telefonici. Bene, guardate, con questa frase io direi che possiamo continuare la nostra ricetta, direi che è incisiva e questa rimarrà assolutamente. Messaggini, quanto allora, spendono? Continuiamo la nostra ricetta, una volta raffreddati i nostri agretti, una punta di sale, le nostre bucce di limone, un piccolo goccino d'olio, un'altra volta extravergine d'oliva. Ora però ci faremo dire da lui quale, esatto, piatto conclusivo. L'andiamo a insaporire molto velocemente, proprio perché dobbiamo rimanere molto croccanti su questo tipo di verdura. E diciamo che noi saremo pronti a impiattare. Perché... Perfetto, e anche noi lo siamo perché sta finendo il tempo. Allora ricordiamo nel frattempo che noi abbiamo preso le barberosse, elisir di lunga vita come le chiamo io, mai consumate tanto quanto dovremmo da noi toscani, e che sono state semplicemente cotte e bollite. Se voi non avete la pazienza di farlo, le comprate già dagli ortolani, un tempo addirittura venivano vendute nei cestoni, esatto, con il loro liquido. Oggi si trovano facilmente sotto vuoto.
Sono fatte fini fini, ci è stato aggiunto che cosa? Dell'olio extravergine, dell'aceto di mele e del sale. Bene, qui abbiamo i nostri agretti. Li andiamo a formare una piccola rotazione. Andiamo a mettere i nostri agretti nel nostro coppapasta per dargli una forma. Prendiamo ecco il nostro coniglio. Ricordiamo che qui abbiamo messo della carota, del porro, dell'olio e sono fatti. Poi abbiamo stufato questo coniglio, tagliato a fettine piccole piccole. Ci avevamo aggiunto che cosa poi? Abbiamo sfumato con del vino bianco e con del finocchietto selvatico. Benissimo. Andiamo attraverso la videata degli ingredienti noi abbiamo parzialmente ricordato tutto quello che abbiamo fatto e che voi potete seguire con questa parziale che vi sta mandando la regia. Quindi coniglio che è stato stufato, lo dicevamo, in porro e carota per circa 10 minuti velocissimamente. Poi abbiamo da una parte gli agretti che sono stati scottati, finiti nel ghiaccio per poter mantenere il loro colore e le loro proprietà. Abbiamo al fondo una dadolata di rapa rossa condita con dell'olio e dell'aceto. Il finocchietto dove l'avevamo messo? Me lo sono scordato. Sul coniglio. Esatto. E qui trionfa proprio il nostro scalogno candito con acqua e zucchero. Bene, allora a questo punto io ringrazio il nostro Nicola Vizzarri che fa parte della squadra che rappresenta la Toscana presso tutte le manifestazioni nazionali e internazionali per l'Unione Cuochi Toscani. Poi abbiamo il nostro Moreno Cardone, pluridecorato da tutti i giornalisti, che vi aspetta all'Uva il Malto di Grosseto. E poi abbiamo il nostro Fausto Borella che ci aspetta con i suoi corsi. Dove li tieni? Il prossimo fra una settimana a Roma, Hotel d'Inghilterra. Quindi il luogo è prestigioso, come prestigiosi sono tutti questi oli che ti porti dietro. Faremo assaggiare. Li farei assaggiare. Ricordiamo anche questo testo, Terre d'Olio, che veramente è frutto di quanto tempo di lavoro? In 2 mesi abbiamo assaggiato 194 oli e li abbiamo inseriti, quindi sono gli oli di 3 mesi fa. Oli di 3 mesi fa, tutti racchiusi qui, tanto lavoro, da veramente incutere tanto tanto rispetto, tanta ricchezza nel nostro olio toscano. Ringraziamo Fausto Borelli, l'ambasciatore dell'olio italiano. Io vi aspetto come al solito qui, sempre tra i fornelli.